Avere una password forte, utilizzarla per molteplici siti. Ok, allora, io qui mi sento attaccato, va bene? Benvenuti su Mia IRL, oppure, come preferisco chiamarlo io, il subreddit che si prende troppe confidenze. Per chi non conosca questo subreddit, in poche parole, ci sono meme che parlano di voi. Anche di me. Davvero non riesco a credere al fatto che il calore del sole ha attraversato 149 milioni di chilometri soltanto per far sciogliere la mia cavolo di barretta di cioccolato. Oddio santo, quanto è vera questa cosa. Ragazzi, il disagio di questo post lo sto sentendo perché mi capita dannatamente sempre. La cosa peggiore è quando, di estate ovviamente, prendete una barretta di cioccolato e cercate di aprirla e si appiccica tutto quanto alla confezione della barretta. Oh, che odio. Nome: Peter Parker. Cognome: cavolo. Sapete qual è il bello? Io sono arrivato al picco della genialità. Il giorno nel quale infatti ho scritto il mio nome e cognome, ho cancellato con la penna il mio cognome e ho pensato: Madonna quanto sono stupido. Poi sono andato di nuovo nella casella del cognome e ci ho scritto Vadim. Gli studi rivelano che gli adolescenti di oggi... Oh! Ha detto adolescenti! Io sono un adolescente! Ah, no, aspetta... 35 anni. Questo qui sono... Basta, non lo devo dire più. Però sì, avendo ormai... Quanti sono? 23 anni? Ragazzi, io non mi sento per nulla di avere 23 anni. Infatti non ne ho 23 anni. Che cosa sto dicendo? Ho 14 anni, ma infatti. Problema risolto. Ehi bro, tutto a posto? Come cazzo fa ad essere di nuovo marzo? E siamo già a marzo, mamma mia. Credete che mi sto ancora sbagliando a scrivere 2020, calcolate? E siamo a marzo, siamo dannatamente a marzo. Cioè voi vi rendete conto che ormai quante saranno? Mancheranno 2 ore ed è già estate? Il tempo non è più che vola, adesso si sta proprio teletrasportando da una parte all'altra. Signore e signori, vi mostro il motivo per il quale non posto foto su Instagram. Ogni tanto mi capita, anche oggi stesso. Mi sono visto allo specchio e ho detto: sapete che c'è? Non è che sto messo tanto male oggi. Quasi quasi, una foto me la farei pure. Prendo il telefono, mi faccio la foto. No. Poi ho messo a posto il telefono e mi sono messo a piangere in un angolino. Io quando pronuncio croissant come croissant, ecco, questa è l'unica parola che so più o meno pronunciare in... anzi, più che pronunciare, leggere in francese. Tutto il resto, ragazzi, io il francese non lo imparerò mai. È come Croix89, che in realtà si legge... che era Croix. Come ti viene di chiamarti così? Tu, youtuber italiano, maledizione. Io, tutti i miei amici, ma tutte le persone che conosco, lo hanno sempre chiamato Croix. E il giorno che io ho scoperto che si chiama Croix, tipo... il mondo mi è caduto addosso. Non lavorare duro, lavoro intelligentemente. Niente, salve, in pratica ho ordinato 1000 cubi per la mia piramide fatta in casa, però me ne avete mandati soltanto 998 e in più mi avete aggiunto 2 sfere. Il capo: cosa intendi con questo? Ma non le vendiamo neanche le sfere. Cliente: beh, a quanto pare uno dei suoi dipendenti ha passato l'intera giornata a modellare i cubi in delle sfere. In questo modo ha potuto farli rotolare. Oddio, era probabilmente John. È un po' un idiota. Cercheremo di risolvere la cosa il più velocemente possibile. Ah, grazie mille. Sapete che è letteralmente la cosa che ho pensato io la prima volta che ho visto questo meme? Cioè, se qualcuno ti chiede un gelato, non gli puoi consegnare un kebab. Cioè, oddio, nel mio caso non mi offenderei, però, per dire, non si fa in generale. 8 ore di sonno, 7 ore di sonno, 6 ore di sonno. Questa cosa è dannatamente vera e credo finalmente di aver capito il motivo. Allora, dovete sapere che quando vi addormentate, diciamo che avete qualcosa come 3 fasi di sonno. Sonno leggero, sonno pesante e fase REM. Ora sto cercando di dirvelo a memoria, quindi se ho per caso sbagliato qualcosa non mi odiate troppo, cercate di capire il concetto base. Il sonno leggero è quando vi siete appena addormentati. Il sonno pesante è quando state più a fondo nel sogno e quindi è più difficile svegliarvi, mentre la fase REM è quando sognate. In pratica, se venite svegliati durante la fase di sonno pesante, se non ricordo male, in quella fase siete molto ma molto più stanchi quando venite svegliati, perché infatti stavate in fase pesante. E da quel che so ci stanno delle app fatte apposta, che ovviamente io per pigrizia non ho scaricato, ma devo provarle un giorno, che in pratica vi aiutano ad impostarvi gli orari migliori di sonno in tal modo da svegliarvi durante la fase leggera. Così vi sentite più riposati e a quanto pare funziona. Quindi non lo so, se siete interessati ragazzi potete dare un'occhiata a questa cosa. Magari se vi svegliate sempre stanchi o cose così, è forse perché state dormendo il numero sbagliato di ore. Ah ok, qualcuno l'ha letteralmente scritto: a quanto pare non è durante la fase leggera ma durante la fase REM. Oddio, ora che ci penso avrebbe senso, perché vi dirò: le volte nelle quali mi sono svegliato dopo un incubo, in realtà non mi sono mai sentito stanco. Il tempo che passo dentro alla doccia... Oh, questo fa male. Lavarmi? Acqua troppo calda.
Quando ti svegli nel bel mezzo della notte e bevi un po' di acqua notturna. Perché questa cosa è così vera? Perché? Ragazzi, vi giuro, non c'è nulla di meglio che dell'acqua notturna. Dovrebbero iniziare a vendere la maledizione, l'acqua notturna. Stessa cosa come il letto di mattina. È tutto quanto a posto, mediocrate. Oh mio Dio, forse sono un filosofo. Che bello, adesso mi rimane soltanto scrivere un libro. E che libro sarà? Ovviamente la mia autobiografia di me ventenne. Perché ho decisamente tantissime cose da raccontare. Auguro a tutte le persone che hanno deciso di farsi un piccolo sonnellino alle 5 di pomeriggio delle piacevolissime 3 di mattina. Vedete, questo è il motivo per il quale io non dormo assolutamente durante il giorno. Se io mi addormento durante il giorno, non dormo per tutta la notte, ma è proprio assicurato. Al massimo io dormo soltanto quando sto molto male, tipo ho la febbre o qualcosa di giorno. Infatti molto spesso, per esempio, quando qualcuno mi vede dormire di giorno, mi chiede sempre: è tutto quanto a posto? Stai bene? Proprio per questo motivo, perché dormo quando sto male. Sei stato assunto, figliolo? No, LinkedIn. Questa cosa fa male. Io quando compro i vestiti... No, non è vero, assolutamente, vedete? Sono... rosso sotto? Però per dire, se comunque volete comprare una delle mie felpe, non è che ve lo sto negando, Cioè... sono pure di una qualità assurda, quindi modestamente, se le posso flexare, le flexo. Io vi giuro, ormai non riesco più a indossare felpe normali. Le altre sembrano carta vetrata, Dio santo, in confronto. Il bagno nei miei sogni, ti fidi di me? Io che mi sto per pisciare addosso con ogni singola cellula del mio corpo. Questo è il motivo per il quale da piccolo facevo la pipì a letto. Ma letteralmente io pensavo, sì, vabbè, è un bagno, perché non farci la pipì? Era un dannatissimo errore. Ti sei ricordato del mio compleanno? Un elefante non dimentica mai. Buon appetito, signori. Grazie. Anche a te. Anche a te. Ragazzi, ogni tanto mi capita di ripensare a cose che sono successe tipo alle elementari, non lo so. Io non ce la posso fare, davvero. Perché le cose stupide me le ricordo? Probabilmente me le ricorderò fino alla fine dei miei giorni, ve lo dico. Però appena tocca ricordare qualcosa di veramente importante, ragazzi... vuoto. Io quando vengo svegliato dalla mia sveglia, fase numero 8, lascia che la patata si riposi per 5 minuti. Questo qui è il motivo per il quale tengo qualcosa tipo 40 sveglie dalle 7 fino alle 8. Io vi giuro, non riesco a svegliarmi la mattina, davvero. Sempre tornando al punto dei letti di mattina, no? Non puoi mettere la spirale di Fibonacci sopra qualsiasi cosa che vuoi. Io uso le cannucce di carta per salvare l'ambiente, però sanno letteralmente di immondizia dentro la mia bocca. Io uso delle cannucce di metallo da 20 dollari per l'ambiente. Io, un intellettuale. Ecco, in questo caso non mi ci posso trovare d'accordo. Io vi dirò la verità, io ho assolutamente bisogno di avere una cannuccia. Questo per il semplice motivo che ho i denti troppo sensibili. E quando ci sono cose tipo la Coca-Cola o l'acqua fredda o qualsiasi tipo di bevanda fredda, anche semplicemente toccare con i denti quella bevanda mi ammazza. E anche questo è il motivo per il quale molto raramente mangio i gelati. Oppure quando li mangio molto lentamente, perché sennò mi fanno male ai denti. Purtroppo questa è la sfiga dell'avere i denti sensibili, ragazzi. Estate! Vorrei che faccia più freddo. Inverno. Vorrei che faccia più caldo. Primavera. Vorrei essere felice. E se vi dicessi che anche di primavera muoio, vi do il benvenuto nel fantastico mondo delle persone allergiche. Un mondo del mania gioia e di sofferenze. Io che guardo a me stesso durante la videochiamata mentre qualcun altro sta parlando. Ok. Questo, gente, qualcuno mi sta spiando decisamente. Io vi giuro, ogni volta che faccio una videochiamata, per il 90% del tempo, guardo me. Ma non è che lo faccio perché sono egoista, ma perché ho paura di fare qualche faccia brutta o qualcosa del genere. E quindi sto tutto il tempo attento e cerco di... avere un aspetto guardabile per tutto il tempo. Scommetto che questa cosa in realtà la fanno moltissimi di voi. Organizzare le tue finanze è la chiave di tutto. Io vi posso dire, è letteralmente quanti soldi ho adesso in questo momento. Quindi non mi sono mai ritrovato così tanto in un meme. E il bello è che devo ancora spendere chissà quanto per questo dannatissimo ufficio. Però ne varrà la pena, non me ne frega niente. Ditemi quel che vi pare. Il giudice ti condanna a 68 anni di galera. Io, sussurra il mio avvocato, il mio cliente ha richiesto se non può aggiungere un altro anno. Sapete che c'è a sto punto, sinceramente, 68 anni, a sto punto mettiamo un anno, ma che ce frega, per il meme, dai. Facciamolo per il meme. Neanche so se tra 68 anni sarò ancora vivo, quindi sti cavoli a sto punto. Morirò da eroe, anche se ero un criminale, non importa. Non lasciare che una buona giornata ti distragga da tutto il progresso che hai fatto finora. Facciamo finta che non ho visto questa cosa, ok? Se vedete là sopra ci sta tipo dello spazio vuoto. Secondo me prima c'era scritto la produttività di Ratorix, ma l'hanno cancellato. SMR.
Utilizzare il mio telefono rana per chiamare la mia moglie che ho divorziato, lo voglio vedere. Che ridere che è tipo una delle prime cose che esce quando lo cercate su YouTube. Eccolo qua, trovato. Oddio, ha soltanto... No, non è possibile che è di 12 ore fa. No, ragazzi, hanno cancellato l'originale, ma che cavolo. Ecco, la mia giornata in questo momento è rovinata. Beh, adesso sono veramente triste. Questo tipo ha letteralmente chiamato il suo canale Name, così può usare qualsiasi template senza doverlo cambiare. È un cavolo di genio. Perché non ci ho pensato prima io? Se fossimo ancora nel 2012 ci starei facendo faville in questo momento. Dio santo, vi ricordate ancora quando le persone facevano le intro? E ancora peggio, quando le persone facevano le outro?